nel Museo dell'Aeronautica, che è l'hangar che conserviamo. Queste sono le città satelliti nel parco, ognuna con un tema differente. Non tutta una cozzaglia fantasia, ma giochiamo sul sistema diffuso. Bellissimo. Solo... Buongiorno. Massimo. Fermo che sto riprendendo. Sì, anche sola, perché... Una cosa sola, prima, un secondo solo, prima... Lei fa prima le slide e poi fa... Prima le slide, sì, con il puntatore e poi facciamo partire questo video qua. Questo video qua. Sì. Ok? Ok. Addirittura c'è la farfalla in movimento qua dentro. Tanto del verde che c'è. Stupendo. Sto riprendendo in modo tale... Questo è il museo. Adesso ti fai un giro nella parte di Europa, che è quella dell'aerospazio. E hai l'osservatorio e il planetario. Con anche la parte del solarium dove potresti fare spettacoli sull'acqua. Bellissimo. Poi hai questo effetto. Quelli sono, è la parte che fuoriesce dal blocco, lassù, e ti dà la possibilità di vedere dentro, insieme a una connessione visiva con la parte. Adesso vai nella piazza, che è sotto il museo, e sopra è la piazza sulla città. Questo è il canocchiale che arriva al monumento ai caduti. Questo è l'ingresso invece per scendere giù nel museo dalla parte superiore. L'auditorium, un piccolo auditorium che è il teatro della musica che manca. E due sale, una e due. E queste sono le sedi del Giardino della Biodiversità. Fantastico. Queste sono molto belle queste qua. Sono molto di effetto queste qua. La parte invece che resta con la formazione, quindi questa è una parte residuale della... Abbiamo dovuto lasciare proprio una traccia della vecchia resistenza. La vecchia cappella che resta. E poi l'hangar. C'è quel vecchio capannone che diventa hangar per la parte aeronautica, quella del volo.